Buon pomeriggio dalla redazione del Cittadino. Facciamo il punto a metà giornata e partiamo da Lodi, dove sono in corso le ricerche del 34enne Giorgio Medaglia, che è scomparso da casa domenica notte. Ricerche affidate ai carabinieri a cui la madre si è rivolta. Sul nostro sito internet e anche sul giornale in edicola oggi trovate la fotografia del ragazzo. La mamma ieri si è presentata nella nostra redazione per chiedere aiuto. Se lo vedete in giro, avvisate immediatamente le forze dell'ordine. Passiamo poi a un incontro che è in corso tra i sindaci di Lodi, Codogno, Sant'Angelo e Casale, tutti di espressione leghista, un incontro che è in corso per cercare di fare fronte comune per quel che riguarda il tema della movida e degli assembramenti. Abbiamo visto che è di oggi la notizia, l'allarme lanciato da Zaia in Veneto su una nuova situazione di allarme per il coronavirus. Anche nel nostro territorio si sta cercando di fronteggiare quelli che potrebbero essere comportamenti a rischio. Passiamo poi al Sud Milano, la notizia del giorno è l'assoluzione degli ex vertici di Genia. Siamo a San Giuliano Milanese, Genia era la multiservizi municipalizzata, un gigante che è finito al centro di un crack finanziario. Ebbene, c'è la notizia della soluzione che sicuramente avrà gran valore sul fronte politico e di cui daremo notizia sul giornale di domani. A Melegnano intanto ci sono forti proteste perché i servizi dell'INPS ancora non vengono erogati in città. E ci spostiamo poi a Codogno, dove siamo riusciti a intervistare la senatrice Ferrero, la senatrice della Lega, su cui profilo Facebook sono apparsi migliaia di commenti sotto la foto delle ragazzine di Codogno che hanno manifestato contro Salvini. Parte di questi commenti erano ingiuriosi e anche probabilmente, diciamo noi, penalmente rilevanti. Infine, chiudiamo con gli spettacoli perché è stato presentato il calendario di Lodi al Sole e perché tra Lodi e Casale quest'estate torneranno i cinema all'aperto.